Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di argomenti vari, oggi parliamo di miscellanea, quindi benvenuti. Allora, come noterete sono di nuovo in ufficio, non sono nel set che ho utilizzato le ultime due volte, perché sto vivendo un periodo di enormi cambiamenti e continui cambiamenti. Come un altro cambiamento che state di sicuro notando è la camera con cui sto registrando. Di sicuro sono scurissimo e di questo ne sono certo, anzi proviamo a cambiare inquadratura. Come dicevo, cambio inquadratura così sono un pochino più in luce. Ho cambiato di nuovo il punto dove tendo a registrare i video. Di sicuro sentirete la pioggia di sottofondo perché stamattina è una giornata uggiosissima. È un periodo di enormi cambiamenti. Questo perché qui in ufficio riesco purtroppo a registrare molti meno video di quanto mi potessi aspettare. Infatti avevo allestito tutta il dietro della parete della mia scrivania così da poter avere una scenografia un pochino più carina, ma mi sono reso conto che purtroppo vivendo in un ufficio con tante persone non riesco ad arrivare tutte le mattine alle 8 per poter produrre dei contenuti. A volte per produrre dei contenuti mi ci vuole molto più tempo, quindi per questo ho deciso di trovare delle alternative, allestire un altro set, un altro piccolo set per realizzare questi video e non solo, anche tutta una serie di corsi che sto preparando a casa mia. Casa mia che però devo fare lavori, devo ristrutturare. Quindi cosa è successo? Che ho preso una stanza, ho cominciato ad allestire le luci, il set minimo, ma mi sono reso conto che quella stanza, che è il mio vecchio ufficio, completamente vuota, fa rimbombi dappertutto. Ho registrato un paio di video perché dovevo registrarli, mi avete massacrato sotto uno dei video che ho fatto e mi avete completamente massacrato sotto uno di quei video per l'audio, e io ne sono ben conscio purtroppo di questa cosa, ma è stato necessario. Volevo registrare quel video, mi sono reso conto troppo tardi, l'avrei dovuto cancellare in realtà, ma mi sembrava inopportuno per chi avesse commentato, anche indicandomi che purtroppo l'audio non era buono, ma ne sono conscio. Per questo ho fatto degli acquisti e proviamo a sistemare quanto più possibile il rimbombo in quella stanza. Ma prima di andare oltre, quindi passare a quella fase là, voglio parlarvi di un cambiamento che c'è stato. Come noterete, probabilmente i più accorti all'occhio staranno notando che la pasta dell'immagine video è cambiata. Questo perché ho dovuto fare una piccola scelta. Io avevo una A7 III che ho dato indietro, ho venduto e ho preso un'altra camera, ho preso una GH5. Ho preso una GH5 sto registrando con il video mic pro, e ho davanti montato il 714 F4 della Lumix. Questo perché lavorativamente io con la camera scatto o fotografie ad elementi che poi mi serviranno per realizzare delle texture, o degli elementi che mi serviranno per le animazioni, per le mie lavorazioni di motion design, oppure io ho rallentato la fase produttiva da solo come filmmaker, come videomaker. È circa un paio d'anni che non riesco a fare un lavoro come filmmaker indipendente, quindi dove prendo una macchina e vado da solo a fare un lavoro. La 7-3 l'ho provata, è fantastica. Purtroppo non ho il tempo come appassionato di andare a scattare fotografie, e quindi se proprio devo lasciare andare un lato, se comunque devo avere una macchina, un corpo macchina nuovo buttato in borsa e non posso utilizzarlo completamente al 100%, ho deciso di fare una piccola variazione e comprare un corpo macchina che mi permettesse di avere una cosa che purtroppo in questi anni da sonista non ho mai avuto, ossia lo schermo ribaltabile, con il quale adesso riesco a vedere se sono a fuoco con la GH5, che notoriamente ha i suoi problemi di messa a fuoco. E quindi ho fatto questo passaggio, ho perso naturalmente la qualità del full frame, del sensore full frame, ma naturalmente ho acquisito, sono entrato nel mondo del micro 4 terzi, nel quale io già c'ero stato perché sono stato felice possessore di una GH4 e dopo passai, se non vado errato, o all'80D, sì all'80D di Canon.
GH5, quindi adesso naturalmente non ne parlerò tanto, semplicemente perché è una camera che ha già i suoi annetti. Poi quando uscirà la GH6 ci fionderemo a parlare di quella. Quindi era una piccola parentesi soltanto per raccontarvi che comunque ho fatto questo piccolo cambiamento. Quindi già siamo a 1600 ISO in questa condizione. Oddio, potrei anche abbassarlo perché sono un po' sovraesposto. Devo abituarmi, questa è la prima volta che registro una clip con questa camera, quindi non so neanche che cosa uscirà fuori. Abbiamo parlato di questo, quindi adesso spostiamoci. Facciamo passare tutta la giornata di oggi, che sarà qui al computer a fare post. Ah, che bello! Se il mio computer la mattina non crasha almeno 4 volte, non è contento. Eravamo a 3, adesso sta per crashare. Crasha? No, non è crashato. Sono fortunato. Ok, ragazzi, sono tornato a casa e ora voglio portarvi nel posto dove sto registrando i video per spiegarvi qual è il problema. Perché in tanti mi avete massacrato perché c'è tanto rimbombo. Ora, la situazione è questa qui. Ok, ora, questo è il mio vecchio ufficio e oltre al fatto che adesso è completamente buio, anzi lo accendo, questa è la stanza dove ora sto registrando i video. Infatti, sì, sono in un angolo della stanza e si percepisce completamente l'eco. Ma se io mi metto qui nel centro, dove sono illuminato bene, e parlo, come vedete, ci sono una serie di rimbombi all'interno della stanza che vanno corretti, ed è il motivo per il quale non potevo parlare perché andava completamente fuori. Dovevo parlare a bassa voce il secondo video, nel primo invece era completamente pieno di eco, come sarà infatti questa, ma qui, questa qui adesso, questa ripresa, questo parlato, non lo correggerò perché l'altro invece era stato corretto in post-produzione. Ora, come andrò a correggerlo? Vi faccio vedere cosa ho comprato. Quello che ho fatto è stato, a parte che poi devo registrare in quest'altra stanza dove ho registrato altri video, infatti questa parete è la parete grigia che avete visto nei video di fine anno scorso, se non vado errato. No, sì, no, della prima metà dell'anno scorso, dove qui ho tutta la mia attrezzatura, e questa stanza è un pochino più piena, quindi tutti i rimbombi vengono attenuati perché ci sono per terra valigie, borsoni e questi. Ho comprato praticamente pannelli fonoassorbenti. Ora, ne ho comprati di due tipi: ho comprato le bus strap, che sono queste qui, che vanno negli angoli a tamponare quelli che sono i rimbombi negli angoli delle stanze, e poi una serie di pannelli. Ora, il mio naturalmente non sarà un lavoro preciso dove io posso andare a risolvere tutti i problemi legati al rimbombo dell'audio, ma di sicuro potrò andare ad attenuarli. Vorrei tenere la parete di fondo bianca, senza trame, senza utilizzare pannelli fonoassorbenti, ma non so come andrà a finire, semplicemente perché non so come devo come si sentirà. Io devo eliminare quanti più rimbombi possibile. Probabilmente dovrò attaccarne anche qualcuno al soffitto. Ma l'altra problematica è legata al fatto che io sono in un periodo dove completamente, dove muovo in continuazione, dove cambiano le cose in continuazione. Infatti questa casa tra 3, 2, 3, 4 mesi andrà ristrutturata, quindi non posso e non voglio costruire qualcosa che dopo devo smontare e buttare soldi. Gli unici soldi che ho investito sono stati questi, che non attaccherò con la colla, ma attaccherò con dei chiodi, così sarà più facile rimuoverli e potrò recuperarli per poi allestire il futuro set, e speriamo quello che durerà un pochino in più. Nel frattempo i video poi, durante i lavori in casa, li farò dall'ufficio. Ma penso che sia arrivato il momento, forse non so se lo farò adesso, ci sarà un salto temporale, di attaccare questi pannelli in quella stanza. Lavori terminati. Ora, io spero che si sia corretto un pochino la situazione dell'eco. Ad orecchio sembra di sì. Ora mi siedo nella postazione dove registro normalmente i video. Purtroppo grandi metodi scientifici non ne ho, penso che anche i vetri che ho qui andrebbero coperti, perché probabilmente anche questi vetri creano questa sorta di scompenso dovuto al rimbalzo tra le pareti, che comunque sono vuote. Naturalmente io dovrei creare volume all'interno dell'aria per poter evitare che accada questo praticamente, perché più aggiungo roba, più aggiungo elementi, più si disperdono i rimbalzi della luce, i rimbalzi dell'audio. Ho tappezzato secondo un mio criterio, avevo anche delle bus strap e ne ho messe negli angoli, una lì,
una dall'altro lato, una lì in fondo, non so se si vede, sì, si vede, ed un'altra invece sotto al cavalletto dove registro. Così facendo, almeno l'audio che esce da qui, di fronte ho coperto con parecchi pannelli perché è praticamente dove batte la mia voce, per poi rimbalzare. Ho coperto la parete più lunga con tutti i pannelli, qui di lato, e dietro ho evitato di aggiungere nulla, semplicemente perché probabilmente aggiungerò qualche elemento, diciamo, decorativo, estetico, non so, forse una libreria o addirittura il mobile con tutta l'attrezzatura dall'altro lato, così da creare ingombro per questo problema. Ora, io sto parlando con una voce abbastanza normale, considerando che ho installato il microfono qui in alto e sono quasi alla stessa distanza dal microfono della camera, adesso dal computer, e sentirò la differenza, e spero che la sentiate anche voi, e spero quindi di aver corretto un pochino questo problema che avevo, e perché era abbastanza fastidioso e me lo avete fatto notare in tanti, oltre al fatto che l'avevo notato anche io. Beh, per ora penso che sia tutto, ho utilizzato tutti i pannelli che ho acquistato, se qualcuno di voi ne ha bisogno vi lascio qui sotto il link in descrizione per poterli acquistare anche voi, li ho presi su Amazon, non costano tanto. Cos'altro dirvi ragazzi? Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande potete scrivermele qui nei commenti, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.